Dalla necessità di valorizzare uno spazio commerciale è nata l'esigenza di elaborare delle decorazioni murarie e di farlo, coinvolgendo con le loro capacità i ragazzi del liceo artistico Orneo Remetelli. Così, visti i miei studi in merito, ho pensato di realizzare delle scene artistiche che rappresentassero alcuni tra i personaggi cittadini più illustri della nostra storia preindustriale, focalizzandomi su uno dei periodi di massimo splendore economico e di prestigio politico di Terni, quello del Rinascimento. Ho voluto quindi narrare degli episodi reali del tempo attraverso lo stile grafico delle stampe dell'epoca, arricchendoli di riferimenti araldici, simboli e allegorici in uso a quei tempi. I personaggi che vedete qui illustrati sono concittadini che hanno dato lustro alla nostra comunità nel 1500, anche a livello europeo. Parliamo di condottieri, diplomatici, mecenati e latinisti di primo livello. Una volta realizzate le tavole, i ragazzi del liceo artistico, sotto la guida dei loro docenti, cui vanno i miei complimenti, li hanno riprodotti sui grandi pannelli che vedete esposti e che sono affiancati da ritratti eseguiti da me, dei sopracitati protagonisti del Rinascimento ternano. Questo progetto si inserisce nel mio personale percorso di ricerca storica e artistica, volto a valorizzare e promuovere una rinnovata consapevolezza della ricca storia millenaria di cui siamo eredi, con un sano orgoglio come comunità cittadina, per poter farne tesoro per il presente e tramandarlo alle generazioni future. Spero quindi che questo mio lavoro possa essere accolto dai ternani con lo stesso entusiasmo con cui ha visto la luce, essendo un regalo e un tributo di affetto rivolto a tutta la città. Speriamo possa portare ulteriori frutti ed essere l'inizio di un vero nuovo rinascimento culturale ternano,